divieti di dimora. Arriva in Abruzzo il tour dell'Agenzia del Demanio per presentare agli enti territoriali i progetti già realizzati e le prossime iniziative per la valorizzazione, il recupero e il riuso dei beni pubblici in tutta Italia. A Pescara, il direttore generale dell'Agenzia del Demanio, Roberto Reggi, si è confrontato con i sindaci delle principali città abruzzesi e i presidenti di tre province per trovare soluzioni concrete finalizzate ad una migliore gestione dei beni sul territorio e servizio. Gli immobili dello Stato devono essere utilizzati meglio, non possiamo più permettersi di avere degli immobili in stato di abbandono o di degrado, ancor peggio. Dobbiamo usarli innanzitutto per svolgere la funzione pubblica, abbandonando quelli che sono i canoni passivi, cioè gli affitti verso privati. Noi abbiamo come Stato purtroppo ancora 915 milioni di euro che paghiamo in affitti passivi. E abbiamo degli immobili vuoti, nostri, di proprietà, quindi l'utilizzo ottimale dei nostri immobili è il primo obiettivo. E lo facciamo insieme ai sindaci, insieme agli enti territoriali che a loro volta sono impegnati a fare operazioni di risparmio. E poi siamo impegnati insieme a loro a valorizzare al meglio i beni che non sono più strategici, che possono essere quindi venduti, possono essere visti come progetti di valorizzazione con investimenti pubblici o pubblico-privato, oppure addirittura possono essere dati in concessione a privati per svolgere attività anche remunerative per i privati, ma che consentono agli immobili di non essere abbandonati. Anche le associazioni culturali, sportive, di varia natura possono pensare di riusare beni abbandonati. Ci sono nuove norme, l'articolo 24 e l'articolo 26 dello Sblocca Italia in particolare, che consentono anche ai privati di usare gli immobili pubblici per finalità di carattere sociale riconosciuti dagli enti territoriali. Quindi, insieme ai sindaci, oggi vedremo insieme tutti questi strumenti, condivideremo una strategia di utilizzo ottimale degli immobili, nella consapevolezza che non possiamo più permetterci di tenere in stato di degrado questo patrimonio importante di tutti i cittadini. Beh, i tempi sono immediati perché il lavoro non è iniziato oggi, è da tempo che prosegue, c'è l'attività del federalismo demaniale che consiste nel trasferire gratuitamente dallo Stato ai comuni, agli enti territoriali, i beni a fronte di un progetto di valorizzazione. E qui in Abruzzo siamo molto avanti, 85% dei beni già trasferiti, considerate che mediamente nel paese siamo al 50%, quindi siamo molto avanzati. E poi ci sono operazioni importanti anche di vendita che lo Stato si impegna a fare nei confronti dei comuni che da soli non ce la fanno. In sostanza, l'Agenzia del Demanio è al servizio dei comuni, delle province e delle regioni per valorizzare il patrimonio pubblico.